Buonasera signori, eccoci qui per questo nuovo video. Questa volta parliamo di altissima gioielleria. Eccoci qua. Parliamo di altissima gioielleria perché? Perché parliamo di un prodotto Maffel. Allora io in questi prossimi giorni devo mostrarvi due strumenti. Uno subito ed è questa guida per le fresatrici della stessa Maffel. Comunque dopo vi dico anche l'interasse tra le due barre, in modo che potete verificare se sulla vostra fresatrice di altre marche è compatibile. Ma al di là di questo, stavo dicendo, vi devo mostrare questo, che già andiamo su livelli altissimi, e dopo vi devo mostrare anche finalmente la LO55, che è la fresatrice, quella più piccola della Maffel. E già tempo fa, forse un anno fa, vi avevo mostrato la LO65, questa volta vi mostro quella più piccola. Vi avevo già anticipato, per esempio, tra le varie caratteristiche di questa fresatrice, che non c'è più bisogno di usare la chiave per aprire e allargare il codolo, quindi allargare la pinza ed estrarre la fresa, ma c'è una leva incorporata alla macchina. Adesso non vi dico altro su quella macchina, su quella grande fresatrice, perché vedremo tutto al momento giusto. Dopo l'unboxing di questo farò l'unboxing di quello e dopo ancora faremo un video dove vi mostro la fresatrice e questa insieme, al lavoro insieme. Bene, questa volta però ci limitiamo ad un unboxing. Allora, qui abbiamo un prodotto che si chiama LO-FA. Non è altro che una guida per la fresatrice, appunto. La apriamo perché è chiuso sigillato qua e vediamo di tirare fuori quello che troviamo al suo interno. Dopo vi mostro un po' di istruzioni che ci sono qua dietro. Riuscirò a tirar fuori la guida o sono completamente impedito? Proviamo a tagliare anche qui, che forse ci riesco meglio. Eccolo qua. Certo che avere la difficoltà già solo per aprirla significa che iniziamo malissimo. No, eccola qua. Diciamo che sta dentro giusta. Ah, questo è un prodotto che io non ho mai usato. Lo sto vedendo insieme a voi, ovviamente l'ho visto in funzione, l'ho visto utilizzare, ho visto delle dimostrazioni. Però è la prima volta che letteralmente lo tocco con mano. Wow! Allora, qui abbiamo delle istruzioni di sicurezza e lo mettiamo qui. Abbiamo due vitine. Qua non resta che aprire qui. È caduto. Ecco. La prendo in mano e vediamo com'è. È bella, bella. Ve la mostro da vicino. Ha anche un certo peso. Allora, qui abbiamo dei fine corsa, perché qui abbiamo tra le mani un piccolo centro di lavoro. Alla fine, questo e questo sono un fine corsa. Quindi questo me lo posso mettere qua. Questo mi scorre come qua. Così e così. Che allora può scorrere. No, lo devo conoscere anch'io, non pensate che io sia esperto in questa cosa. L'ho visto in qualche video, ma non è che... questo è per la precisione. Ah, ecco, sta scorrendo. Quindi qui, ok. Questo è un altro fine corsa, che dovrebbe poter tornare indietro. E invece ci deve essere il suo sistema, che scoprirò. Quando vi faccio il video su questo strumento, dopo prima me lo studio, faccio tutti i miei milioni di prove, come sempre. Comunque, questo e questo sono un fine corsa, mentre questo e questo sono un altro fine corsa. Allora, questo ci permette di spostare la fresatrice, che sarà ancorata qui, ok, che sarà fissata qui, di fare una passata, tornare indietro, fare un'altra, tornare indietro, fare un'altra, fino a toccare su quest'altro fine corsa, dall'uno all'altro, come un piccolo centro di lavoro.
mentre questo, questi due vanno fissati al binario, binario che adesso non è in dotazione in questa confezione, uno all'inizio, uno alla fine, alla distanza che avremo stabilito in base al lavoro che dobbiamo fare, così che cosa succede? Dopo guardiamo anche i disegni sul retro della confezione, che abbiamo un inizio e fine corsa in questo senso e un inizio e fine corsa in quell'altro senso, X e Y, ok? Qui è fatto con un materiale, come sempre ci si aspetterebbe da Maffel, di grande livello. Tutta fatta bene. Ah, questi fine corsa hanno la microregolazione. Vedi? Che qua c'è questa rondella qui. Vedi che la sto girando? Ecco, quello significa che va in qua, in là, così che se vogliamo una regolazione micrometrica di questo fine corsa, la, questa attrezzatura ci permette di farlo. Cos'è questo tasto centrale? Che si può mettere così oppure così? Eccolo qua. Adesso lasciate stare che stavo verniciando, perché ho dato l'impregnante oggi. Qui vedete che c'è questo, questa sporgenza che torna dentro e che si può far sparire. Quello è per il compasso, okay? Attivabile tramite questa leva. Facciamo così, la sporgenza torna fuori e va ad infilarsi in un forellino che abbiamo fatto al centro del cerchio che vorremmo realizzare. Qua è applicata la fresatrice e quindi con questo facciamo tutto il giro. Quando non serve più, tiriamo su e la facciamo sparire. Qua non c'è più niente. Dopodiché, questi non mi ricordo cosa sono, ma vi mostrerò con precisione nel... Ah, sì, sì, questi sono... Sì, questi sono, eccolo qua. Siccome questa... guida si può adattare a marchi diversi, e vi dico subito quali, che qua ci sono scritti nel retro, si possono applicare ai marchi Maffel, ovviamente essendo Maffel, Bosch, Festool e Makita, va bene? Bosch, Festool e Makita, ecco che con questi due ci permette di stringere o allargare l'ancoraggio e adattarsi ai vari binari. Quindi se voi non avete il binario Maffel, quello specifico, ma avete un binario Festool, perché avete una sega da fondamento Festool, perché avete altri strumenti Festool, ecco che quella sega, quella guida, potete usarla con questa, quel binario potete usarlo con questa guida. Quindi sposteremo qua questo. Adesso io non voglio rovinarlo, essendo che lo conosco da poco. Eccolo qui, così, più dentro, più fuori, a seconda della guida, del binario che staremo usando. Questo verde che c'è qui e che c'è anche qui vi ricorda qualcosa, no? E vi ricorda Festool. Infatti lo posizioneremo su quella linea quando dovessimo usarla in abbinata con la guida, col binario Festool. Questa è la guida, quello è il binario, perché confondo forse. Quando useremo questa guida col binario Festool, posizioneremo questa parte della guida proprio su questa parte verde, che è appunto il colore di Festool. Poi cos'altro? Ah sì, quando lo usiamo con un binario, perché questo possiamo anche usarlo senza binario ovviamente, anche se perde diverse funzionalità. Quando lo usiamo col binario, questo lo applicheremo sotto la nostra fresatrice, in questo caso Maffel, e basta. Perché per altre fresatrici va adattato. E questi due dadi sono quelli che ci permettono di sollevarlo, di tenerlo sollevato rispetto al binario. Molto bello questo fatto qua. Questi sono gli stop, come vi dicevo prima, che vanno applicati al binario. Io adesso non ho un binario Maffel in dotazione, ma sono i fine corsa. I fine corsa che vanno a battere qui. Questi. Va a battere qui. Vedete che anche questo si può regolare. Vedi che sta andando fuori? Non so se si vede, ma lo sto portando verso l'esterno. Così, così. E andrà a battere qui. Quindi questo lo infiliamo sul binario, lo blocchiamo.
e ce lo spostiamo come vogliamo. Abbiamo ancora l'imperfezione di 1,5 mm, ce la regoliamo con questo. Adesso lo riporto dentro. Bene, perfetto. Mi resta da dirvi cosa sono questi. Ah no, questi ve l'ho detto cosa sono, è per ridurre il gioco a seconda del binario, della marca di binario che useremo. Adesso mi vedete un po' incerto perché questa guida in realtà io non l'ho mai usata, quindi la stiamo scoprendo insieme. Molto bella, molto fatta bene. Vediamo se qua nei meandri qua c'è altro. No, non c'è altro. Quindi questi li rimettiamo dentro. Questo lo rimettiamo dentro. Sarò ben più preciso quando vi farò vedere la vera video recensione di questa guida. Questa ve la mostro ancora. È fatta bene, bella. Bella, costa, perché costa, perché se la fanno pagare indubbiamente, però è una bella guida. Ah, intendiamoci, Maffel nelle sue due fresatrici che ha in catalogo ti dà già una guida, come tutte le fresatrici, una guida però basica, diciamo, con le funzioni base. È una guida Maffel, quindi è comunque una guida eccelsa, però non è questa. Questa la si compra a parte, la si compra separatamente. Quindi qua sotto vedete il meccanismo che azioneremo tramite queste due rotelle, il meccanismo di adattamento a seconda del binario che stiamo usando. A seconda del binario che stiamo usando tireremo via questa parte nera qua tramite queste due vitine. Le svitiamo e questo viene via, e quindi useremo un differente tipo di, un'altra marca di binario. Molto bella, molto fatta bene, tutto preciso, tutto di buona qualità. Vi dico l'interasse. Qua l'interasse è di 10. C'è dal centro di questo tondino al centro di quell'altro tondino sembrerebbero essere esattamente 10. Io ho una fresatrice della Bosch, quindi non parliamo del binario Bosch per il quale questa è predisposta, parliamo della fresatrice Bosch, e vi saprò dire se questo interasse ci permette di utilizzarla anche con una fresa Bosch. Chiaro che il top è usarla con la fresatrice Maffel, sia la 55 sia la 65, ma usarla con un altro prodotto della casa madre. Guarda che razza di attrezzo. Qua abbiamo queste due parti in plastica che si tolgono solo a pressione, probabilmente. Ah, le posso spostare? Sì. Ah, ok. Ah, sì, le posso spostare. Queste hanno due posizioni, quindi o insieme, così che quando arrivate a fine corsa, se siete con la fresa tutta fuori, quando arrivate alla fine del pezzo vi evitate il saltino solito, e allora le mettete insieme, oppure aperte in modo che la fresa possa stare non tutta fuori, ma l'ho tirata fuori, e facciamo così. Okay. Eccolo qua, sì, aperta, eccolo qua. Vabbè, anche queste plastiche sono di buona qualità. Qui sembra di avere in piccolo le regolazioni che trovate sulle macchine stazionarie da falegnameria. Avere questa parte tutta zigrinata, il segnetto rosso, il galletto che si molla e va avanti e indietro. Anche questo, il fine corsa qua, fanno pensare a una miniaturizzazione delle macchine stazionarie più importanti della falegnameria. Anche questi fa pensare assolutamente ai fine corsa della squadratrice, per esempio. Va bene, prendo in mano la scatola, che così vi mostro alcune caratteristiche. Come vi dicevo, oltre a Maffel, Bosch, Festool e Makita, i binari. Ecco, questo è praticamente quello che vi dicevo prima. Questo e questo, che sono questi, vi permettono di avere un fine corsa, eccolo qua, un fine corsa avanti e indietro, mentre questo e questo, cioè questo e questo,
vi permettono di avere un fine corsa in profondità. Quindi avete i due fine corsa, la corsa, diciamo, in questo senso e in questo senso, e la potete limitare come volete. Quindi anziché fare la semplice fresata, fate una fresata tipo da 10 mm di larghezza, tornate indietro, ne fate un'altra, tornate avanti, ne fate un'altra, e potete farvi una fresata anche larga senza dover perdere regolazioni, cambiare e quant'altro. Questa, come vi dicevo, vi avvicino il disegno così, e dove finisce, eccolo qua, e questo, e va messo sotto la fresatrice. Qua, come vi spiegavo, il fine corsa della guida va, cioè la regolazione, l'incontro della guida va a battere sulla sul fine corsa del che andrà applicato al binario. In pratica così, tac, così, letteralmente così, questo è il fine corsa. Corri con la fresatrice e arrivi qua, idem di qua. E dopo cos'altro? Vabbè, Y e X, come vi dicevo, nel senso avete questa corsa e questa corsa qua. Qua è tutto spiegato abbastanza nel dettaglio. Sì, ci permette di allontanarci al massimo dal bordo di un, quindi non quando lo usiamo con un binario, ma quando lo usiamo direttamente sul bordo del materiale che stiamo lavorando, di allontanarci di 26 mm. Non mi pare che ci sia altro da dirvi. Anzi, questo ve l'ho spiegato anche, la levetta, quella levetta che vi permette di usarlo come compasso, e basta, non c'è altro da dire. Questo è il prodotto LOFA, l'unboxing l'abbiamo fatto e ben presto faremo una video recensione con prova pratica. Prima vi farò l'unboxing anche della LO55, della Maffel LO55, e dopo faremo la video recensione di tutto insieme con prova pratica di questo e fresatrice insieme. Quando si parla di Maffel, voi lo sapete, io sono un po' un tifoso, due marche sono quelle mie preferite, per cui proprio ho un debole, e una delle due è appunto Maffel. Detto questo, io vi saluto qui, vi rimando al prossimo video, non perdetevelo, perché si parla di alta gioielleria, e ci vediamo. Grazie, ciao!